Silvia, salve Silvia, che c'è qualche altra cosa? Signor Lino, innanzitutto sì. Buonasera. Buonasera ancora una volta, l'abbiamo salutato, facciamo ancora un applauso a Silvia. Grazie. Per cercare di farla diventare più buona, visto che è così cattiva, in questa sua rubrica, con queste sue coetanee. Allora, che c'è? Qualche altra lettera, qualche cosa? Signor Lino, hanno un sacco di lettere, fax, veramente. Ah, veramente, così è strano. Senza... La maggior parte di proteste, ma va bene lo stesso. Arrivano fax, non abbiamo neanche dato il numero. Cioè, quindi... infatti, questa è la cosa misteriosa. Non abbiamo neanche il fax. Quando una persona è una persona di successo... Ah, ho capito. E cosa dicono questi fax? Beh, ad esempio, mi pongono tanti problemi. Oh, a lei proprio. Ad esempio, una certa Chicca Terza da Napoli. Chicca Terza, che è un re, Chicca Terza. Fa parte della comitiva della sera, se voi non frequentate non è colpa mia. Veramente una cosa sconvolgente. È cosa sconvolgente. Si dice a tratti allucinanti. Scusi se ho detto soltanto letizia, mi perdono. Certamente. Prego. Allora, mi dice, mio padre non mi fa uscire di casa, cosa devo fare? Beh, credo che sia talmente chiaro. Ma che consiglio vogliamo dare a questa ragazza? Che consiglio vogliamo dare? Un dialogo, cercare il dialogo col padre, perché bisognerebbe parlare. Ma soprattutto, secondo me, una soluzione che possa risolvere il problema definitivamente. Sì, quale sarebbe, sì? Bruciare la macchina al padre. Come bruciare la macchina, Silvia? Non mi pare. Ma come si comporta? Come si permettono questi genitori che danno pacchette miserissime e non fanno uscire i figli? Vabbè, sì, ma non dire queste cose. Ma avanti, che altro scrive? Ma uno sfogo qui. Uno sfogo, sì. Ad esempio, mi è arrivata un'altra lettera. Sì. Mi dice... una certa Nina Terza da Caivano. Sembra Terza, parente dell'altra. Dell'altra. Sì. Mi dice, anche se a detta di tutti sono una ragazza molto intelligente, vado male a scuola. Perché? Perché? Ovviamente non si applica, non sarà un po'. Non bisogna prendersela se sei imbecille. No, sì. Sei idiota se vai male a scuola. Non si dice. Ed è colpa tua. Non si dice. Va bene così, signor Lino. Va bene, comunque non si dice. E poi, che altre cose scrivono? E poi infine mi dice, un certo Robby da Pozzuoli. Sì. Ho dei punti neri, cosa faccio? Punti. Vabbè, è un problema da scrivere. Ma secondo me la soluzione giusta è la fiamma ossidrica. Mamma mia, mi aspettava sta cosa. E mi sembra la soluzione giusta, sì, ma signor Lino. Veramente. Senti, Silvia, ma una cosa che volevo dire. Ma questa è la tua cameretta. Ecco, ma ancora vedo pupazzi. Questo. Ma quanti anni hai tu, Silvia? Ecco. Sono giovane dentro. Sono giovane dentro. I Backstreet Boys, i pupazzelli. Vabbè. Ma non entrate nella mia vita. No, per carità. Vabbè. Andate via. Vabbè, grazie Silvia, grazie. Molto intelligente.